Ciao, sono Zach, ormai me mi conoscete, ma solitamente perché sostituisco Jacopo nelle partite dell'Italian Super Premier League. Benvenuti nel mio studio, quello che vedremo fra poco non è un video di una partita, bensì qualcosa di nuovo in cui non mi sono mai cimentato e lo faccio in diretta con voi. Si tratta di un video di unboxing. Che cos'è l'unboxing? È un sistema, praticamente si fanno vedere dei prodotti che arrivano, i prodotti sono contenuti in questa scatola, li vedrò insieme a voi e poi in video successivi penso che approfondirò anche qualche cosa sul contenuto. L'idea è quella di magari fare qualche bel video, belle foto su quello che vedremo che c'è qua dentro. Chi è che mi manda questa scatola? Che cosa andremo a vedere? Che cosa andiamo a vedere? Non lo so, perché vi racconto il dietro le quinte. Questa scatola è arrivata già 5 giorni fa, ma per vederla appunto insieme a voi e mantenere quel poco di emozione che un video così semplice magari può tenere, non l'ho proprio aperta, quindi non vedo l'ora anch'io di mettersi le mani ed aprirla insieme a voi. Chi me la manda? Schiacciamo questo tastino e vi spiego un po', almeno la prima volta, che cosa è successo. Allora, tastino, vediamo. Tutto nuovo, eccolo qua. Allora, si dovrebbe sentire anche una musichetta. Spero che tutto vada bene. Vedete subito alla mia destra lo spazio dello sponsor. Questo spazio qui sarà dedicato agli sponsor che vorranno approfondire le cose con Freccette Italia. Quello che abbiamo noi è Italian Darts. La cosa è nata così. Mi servivano ricambi per il bulk qua a fianco per le mie freccette. Il mio fornitore normale, anche in tempi non sospetti, da anni ormai è Italian Darts. Avevo ordinato delle codine, delle alette per la Fitfly, se non che Italian Darts, con cui abbiamo collaborato anche per il torneo che state seguendo in questi giorni su Freccette Italia di The Forvenir, The Darts Never Stop, Italian Super Premier League, mi ha detto: ma guarda, il mondo va un po' avanti, servono un po' di video, servono un po' di materiali media, qualcosa da mettere magari sul sito, un sistema pubblicitario un po' più moderno, per cui ho detto: perché magari ti mando su qualche cosa, qualche gadget, non so neanche io cosa c'è qua dentro, sinceramente. E poi ci studiamo un po', quindi prendetela un po' come un esperimento che voglio fare volentierissimo insieme a Italian Darts, e quindi procederei e andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola finalmente. Allora, la scatola è sigillata, quindi mi serve un taglierin, come si dice dalle nostre parti, in Friuli. Datemi un attimo. Allora, vediamo se mi riesco a tagliare in diretta. Allora, è chiusa per benino. Io avevo ordinato, come vi ho detto, non molte cose, perché in questo soprattutto questi momenti in cui si gioca abbastanza poco non si consumano molte freccette. Oh, vediamo cosa c'è qua. Allora, subito subito, forse lo vedete anche da lì, qua vedo un bellissimo. Allora, tiro su, scusate un attimo. Eccolo qua. Allora, cosa abbiamo? È un bull, ovviamente, è un Data Dart, è Data Dart Elite. Ottimo bull, non vedo l'ora di dargli un'occhiata da dentro, magari possiamo già curiosare un pochino, che ne dite? Questo bull qua, tra l'altro, è lo stesso tipo che Italian Darts offrirà in premio ai vincitori, i primi due classificati dell'Italian Super Premier League, che terminerà fra circa 2 settimane, per cui andiamo a vedere. Allora, interessante perché ha i numeri particolari, l'ho visto già usare anche da Tomasetti questo qua. Qui c'è semplicemente le dimensioni, è bello guardarsi anche un po' le scatole. Se no, che data unboxing è?
Ok. Vabbè, dai, non perdiamo tempo perché penso che anche questo lo approfondirò con qualche video in futuro. Poggio un attimo la scatolozza, possiamo metterla qua dietro. Eccolo qua. Sono veramente curioso perché di bull lo lasciamo qua dietro. Mettiamo così, tanto ci sono io davanti. Non si vede un granché, mi attrezzerò un po' meglio. Allora, eccolo qua. Bello. Mi è volato giù un pezzettino. Allora, abbiamo il solito supportino da mettere dietro. Facile con le viti. E ci sono tre vitine. Vediamo, ve lo faccio vedere così approfitto per testare un po' il sistema. In teoria con questa camera qui, eccola qua, possiamo anche zoomare un po', queste sono le tre vitine con i gommini che vedete qua, classici da mettere dietro, quindi un sistema semplice. Attualmente io uso un Winmao Blade 5 che ha le rotelline, questo qui ovviamente è una serie un po' più economica sicuramente, ma la qualità mi sembra veramente eccezionale. Allora, intanto quello che mi piace sono il cerchio dei numeri, quelli che vedete qua attorno, che sono un po' moderni, sapete che io sono un po' per la modernità. Quelli infilato al contrario che si vedono sugli altri bull, sinceramente mi hanno un po' stufato, per cui apprezzo un po'. Anche la stessa Winmao ha fatto dei bull con i numeri in questo sistema qua. La qualità dei materiali è veramente buona, sembra, è un sisal anche questo. Per quanto riguarda il retro, boh, classico, bello tosto, boh, niente da dire, è un bel bull, poi lo proveremo qualcosa di meglio. Ma è un Dart unboxing, per cui proseguiamo. Ah, c'è anche un chiodino qua, piccolo chiodino. Ok, allora lo mettiamo in parte un attimo e andiamo a ricuriosare nella scatola. Allora, qua abbiamo, oh, c'è un gadget Italian Darts, eccolo qua col logo, una bella sacca. Subito che ci mettiamo dentro il resto, un bel verdino col bel logo Italian Darts, grazie mille. Oh, poi qua abbiamo la bolla, questo non ci interessa, la buttiamo sulla scrivania. C'è ciccia qua dentro, ragazzi, c'è ciccia, una curiosata. Questo lo tengo per ultimo. Allora, vediamo un po'. Pacchettino. Ah, ok. Questo qua dovrebbe essere il mio ordine originale. Aspettate che risistemo. Allora, sono, andiamo fuori di camera, le Fit Flight, che faccio vedere un po' meglio. Allora, poi sono le classiche alette Fit Flight standard, eccole qua, riflette un po' la camera tutta questa luce, le mettiamo un po' in parte. Ok, le codine, le alette, ne ho preso un po' che perché funzionano molto bene, ogni tanto si consumano e ho detto faccio il mio giro. Terminali uso quelli del 7, per cui ne ho presi un pochi, sia trasparenti che neri. Parleremo anche di queste Fit Fly magari, e sono curioso anche di provare altri sistemi. Magari scrivetemelo nei commenti se voi utilizzate altri sistemi, molto volentieri sono curioso di sapere. Sistemi rapidi, perché io sono abbastanza pigro, per cui sono passato dalle classiche allettine, prima dei sistemi tutti in plastica, che però dopo un po' si piegavano, mentre adesso
sono passato alle Fit Flight, anche perché me le ha fatte conoscere Daniele Petri, che in squadra con me, insomma, è interessante. Ovviamente sono oggettini che non costano poco, no? Ma hanno una lunga durata, per cui magari ne parliamo anche di queste un po' più avanti. Ottimo, qua vado avanti per un po' di tempo. Mettiamo in parte, ritorniamo in studio e andiamo a curiosare. Allora, qua abbiamo, qua il Landini mi ha mandato un sacco di adesivi belli, vado pazzo per gli adesivi, sapete che io faccio le figurine, per cui bel adesivo Italian Darts. Di qua poi li mettiamo sotto pressa, li radizziamo un attimo e li appendiamo, magari c'è un bel armadiotto nero qua dietro, guarda che ci sta perfetto. Vediamo che ce ne sono un due di diverso, eccola qua, questo qui flescioso Italian Dart, adesivi di varie dimensioni. Mi piace quello lungo, sinceramente. Allora, quasi quasi sapete che vi dico, facciamo una cosa al volo, come giusto che sia, vediamo un attimo, qua dietro ci dovrebbe stare veramente bene, se non lo rovino, perché è un po' ci provo, attenzione. Ok, forse ce l'ho fatta. Allora, ci sta benone, ottimo. Iniziamo a rendere lo studio un po' più bellino, dai, perfetto. Oh, continuiamo a frugare nello scatolotto. Vedo due scatole, allora prendiamo un po' la più piccola. Questo fa per me, ragazzi, sapete che mi piace la tecnologia. L'avevo visto perché l'aveva preso Tomasetti, mi pare, questo Natale. È praticamente la linea di pedana, la linea di battuta del piede, però laser, va a batterie, è della XQ Max. Andiamo, ve la faccio un po' vedere, eccolo qua, così lo studiamo anche noi. Va a batterie, interessante. Allora, vediamo se riesco a farvela vedere un po' da più vicino. Laser Oche, non so come si pronuncia in inglese, non l'ho mai capito, è una parola strana. Oche. Comunque praticamente è la pedana, ecco. Qui danno i dati del laser, praticamente un laser rosso, va appeso chiaramente in cima, praticamente sul bull. Sono curioso di provare anche questo, funziona a due batterie, per cui non serve nessun collegamento. XQ Max Sports, ok, andiamo un attimino ad aprirlo. Allora questa, dai, la aprirei subito e poi magari la farò vedere in qualche video che registro, ma qua siamo in diretta, quindi vediamo un attimo. Tutto molto splendente, riflette un po', vediamo, vedrò di sistemare questa cosa, magari a livello visivo ditemi come si vede, se l'esperienza magari da tablet è buona, sapete che mi piace molto il video, per cui ci tengo che venga piuttosto bene. Allora, eccolo qua, ok, la scatola la lasciamo in parte. Ok, allora praticamente ha un tastino, le batterie immagino non siano comprese, esatto, vanno inserite in questo vano qua, quasi quasi se ne ho due sotto mano, la proviamo già subito. Datemi un secondo che piglio due batterie che ce le ho giusto qua a fianco. Nella stanza dei casini da Zac c'è un po' tutto. Allora,
Qui abbiamo due batterie doppia, c'è pure il cestino, ecco cestiniato. Allora vediamo un po', tasto spento. Beh, qua non leggiamo le istruzioni se non per piazzarle, magari ci diamo anche un'occhiata, ma quello che voglio fare subito è accenderla, vediamo un attimo. Allora, flashona, adesso non lo vedete in camera ovviamente, vedete la lampata, funziona, lo facciamo qua sul tavolino, eccolo qua, adesso mi distanzio un attimo e in teoria, esatto, dovrebbe fare una bella linea. Vale, stacco la camera un attimino, allora vediamo un attimo, quante volte ho detto un attimo? Allora, becco questa camera qua, la facciamo un po' al volo, improvvisiamo, così guardate tutta la mia stanzetta. Allora, là c'è la mia pedana, questa va messa, vedete la linea che sta facendo, perfetta e chiara. Tra l'altro io gioco quasi sempre in penombra, mi piace perché illumina la pedana. Adesso è spenta, però la possiamo illuminare le prossime volte. Ecco qua la linea, dovreste vederla bella chiara. Questo aggeggino va messo lassù praticamente dove io ho la lampada, si attacca sopra e proietterà qua dove io ho una triste linea di nastro adesivo come linea, sono curioso di provare a vedere, perché tanto comunque uso il naso, il nastro adesivo, non ho una battuta vera e propria, scusate, per cui basta guardarla, non dovrebbe dare fastidio agli occhi, ma ve lo farò sapere, perché chiaramente passando in mezzo si intercetterà ogni giro il laser, ma l'avevano studiato apposta. Poi veramente molto molto, se guardate, è molto molto fine. Allora, rimettiamo la camera al suo posto così vi farò vedere un giorno anche magari qualcosetta di più, dovremmo esserci. Allora, ottimo, grazie Italian Darts, questo qui lo proviamo, sono curioso di vedere perché stiamo allestendo tra l'altro anche la pedana, le pedane in club, potrebbe essere una cosa interessante. Allora, ok, appoggiamo qua, manca da vedere un po' le istruzioni, però magari facciamo un unboxing completo della scatolina con qualche video di test più avanti. Prossimo giro, qua rimane l'ultima scatola, qua qualcosa mi aveva accennato, ma vediamo se indovinate un po', lo faccio vedere per un attimo, non si vede, si è vista un attimo la scritta, chi le conosce sa cosa sono, veramente per poco tempo. Allora, adesso me le faccio vedere, intanto le inquadro con l'altra camera, buttiamo qua a fianco, questo sono curioso anch'io. Già, allora vediamo un po', giochiamo indovinello, sono facile, dai, sono le freccette che ha in esclusiva Italian Darts col suo giocatore che sta sponsorizzando direttamente Italian Darts come fa con altri giocatori, ma con questo giocatore ha un rapporto particolare, per cui è stata costruita una freccetta che è diventata ormai famosa. Eccola qua, le Stefano Tomasetti ST01, questa è la versione 22 grammi, sono prodotte col marchio Playmut, che mi pare di aver letto, ma mi informerò adesso sicuramente, perché su queste freccette vorrei approfondire qualcosa, è un marchio che è stato creato appositamente, mi pare, però adesso qua c'è tutta una bella spiegazione. Di queste qua magari ci diamo un occhio al volo veloce, però l'unboxing completo vorrei farlo veramente un po' bene, come meritano, fare anche qualche video magari delle freccette, però dai, non possiamo non andargli a dare un occhio. Eccole qua, non voglio rovinare la scatola, voglio tenerla intonsa. Qua c'è una letta che voleva già fare il giro. Eccole qua, ottime, belle, bellissime, quei tre codini. Avevo letto infatti che venivano fornite con tre codini diversi, scusate,
con lunghezze diverse per i codini, infatti ce ne sono due. So che Tomassetti mi pare preferisce quelli lunghi, ma anche qui mi devo informare bene per non dire castronate. Molto molto belle, cavolo, vediamo se riesco a farvele vedere un po' bene, però le guardiamo per benino in un altro video magari. Che grip stranissimo. Va bene, queste vanno a nanna per ora, ci vuole tempo giusto da dedicargli a queste freccette. Va bene, vi ringrazio di avermi seguito in questo unboxing, per me è un'esperienza nuova, guardo spesso il video del computer, non guardo voi magari in camera, giustamente devo un po' imparare anch'io a muovermi in questo nuovo mondo dell'unboxing e delle prove delle freccette. Anzi, a questo proposito, non farò probabilmente delle prove delle freccette perché non mi ritengo in grado di farle, ma non è detto che da cosa nasca cosa, quindi potrei magari chiamare qualcuno a fare delle prove per me più avanti, insomma, quando i club saranno aperti. Ho, diciamo, personaggi a disposizione a corto raggio qua in Friuli, sapete che insomma ne girano un po' di tiratori di quelli buoni, e vediamo un po' se può nascere qualcosa di interessante. Sicuramente io mi divertirò a giocarci anche con le Tomassetti, assolutamente, ma non le tocco fino alla prova, voglio tenerle in tonse, ma ovviamente non sono uno che ha le competenze per poter recensire, tantomeno per tirare al volo in maniera seria. Vi ringrazio ancora, quindi diciamo alziamo un po' la musichetta con questo tastino qua che ho programmato tutto il giorno e ci vediamo alla prossima unboxing. Fatemi sapere nei commenti. Aspetta, questa qui è la cam di chiusura, qua alla mia destra, sbaglio, qua alla mia destra c'è... sono tutti i link che potete andare a cercare a freccettitalia.it sul www, oppure avete la pagina Facebook dove probabilmente ci sarà questo video e sicuramente ci sarà sul canale YouTube. Spero che ne seguiranno degli altri. Se la cosa vi è piaciuta lasciate un commento, mettete la campanella sul canale YouTube, abbiamo bisogno di iscritti sul canale per portarci almeno a 1000 e iniziare a fare le cose un po' più serie. C'è tanto lavoro da fare, ma sapete che il Zac non si tira mai indietro. Ciao!